casa, insomma, e mi sembra che sia bellissimo, quindi io ci sarò a maggio dell'anno prossimo, perché mi ha già promesso che mi invita, e Laura, e quindi ne approfitterò per fare il tour. Poi ho visto che lei conosce bene sia la storia di questo luogo, ma anche la storia in generale, quindi le unisce. E la prima cosa che ho pensato quando sono entrato qui, ho visto questa splendida chiesa, l'ho chiamata chiesetta, ma poi non è neanche così piccola, che è del 300, e che a Pasolini questo luogo sarebbe piaciuto molto. Lui amava moltissimo il Medioevo, e tornano spesso le pievi romaniche, le chiesette medievali nelle sue poesie, soprattutto forse nella fase sua più bella, ma anche le pietre, i muri, le costruzioni, i sentieri di pietra, nei vecchi luoghi, ecco, e quindi era sicuramente un luogo in cui lui si sarebbe trovato a proprio agio. Pensavo perché questi luoghi piacevano così tanto a lui. Credo che tutta la sua così vicenda artistica, Pasolini è stato un poeta, un narratore, un polemista, ha scritto di teatro, forse la parte più caduca della sua opera, romanzi, insomma, ha fatto tantissime cose. Viene assassinato quando ha 53 anni e ha scritto la collana dei classici italiana più importante, sono i Meridiani di Mondadori, sono 10 i Meridiani, credo sia l'unico autore che ha 10 volumi di 2000 pagine e più, tra tutti quegli italiani anche e stranieri finora pubblicati in quella collana. Ma che cosa temeva? Qualcosa avrete intercettato, quest'anno è il centenario di Pasolini, alcuni lo conosceranno meglio, altri un po' meno, però se ne è parlato tanto quest'anno, sono usciti anche tanti libri dedicati a lui. Credo che la cosa che temesse di più fosse la perdita di sacralità della realtà. No? Di sacertà, di spiritualità. Amava questi luoghi per questo, perché sentiva. Lui critica tantissimo le forme, secondo lui, degenerate. A volte lo si può seguire, alle volte si può pensarla diversamente, però dal punto di vista storico-politico è intervenuto sempre, non stava mai zitto, quindi è stato molto critico sulla realtà sociale, politica, storica italiana e non solo. Ma in nome, credo, di una reverenza di base portata verso la vita, verso la realtà straordinaria, temeva proprio la perdita di spiritualità delle cose, di reverenza da parte nostra, del rispetto, che poi si tramuta poi storicamente nel rispetto verso l'ambiente, verso i luoghi. Prima parlava il conte Alberto di come le iniziative che segue e che condivide con tante persone, con tanti enti, siano contro la dimenticanza, e la parola che ho usato è alla cancellazione. Ecco, Pasolini si reputava una forza del passato. È strano ed è paradossale perché è tutto proiettato in avanti, no? Nello scrivere, nel fare, nel darsi, nel polemizzare, nel mettere in relazione le cose, però in nome di qualcosa che sta dietro. Quindi è come se qualcuno corra continuamente in avanti, per mangiarsi la coda. Quindi è strana veramente la sua parabola di scrittore, ma poi è di più di uno scrittore, perché appunto è un regista e tante cose. Quindi io credo che la sua anima, sono anche in altri a pensarlo, fosse quella di un poeta, che però ha travasato quella che noi intendiamo un po' come poesia, l'intensità, la capacità di stupirsi, di entrare in rapporto con la vita in un modo non pregiudicato. Pregiudicato vuol dire che si sono definite le cose una volta per sempre, e il nostro rapporto con la realtà diventa quasi invariabile, morto quasi. Ecco, lui era proprio
contro questa cosa qui. È una persona capace di stupirsi. Questi giorni nelle scuole c'è anche un insegnante che abbiamo incontrato la mattina scorsa, che è venuta qua perché gli avevamo detto di questo incontro, quindi la ringrazio anche di essere venuta. Dicevo questo, che di Pasolini si dice sempre, pensando soprattutto a certi film, a certe sue tematiche, prese di posizione, che erano sempre poi diverse da quello che uno poteva prevedere, volesse scandalizzare. In realtà era una persona che soprattutto si scandalizzava dei guasti della società, ma credo più di tutto di questa cosa da cui sono iniziato, cioè della perdita di spiritualità delle cose. Quindi era nemico del fatto, per esempio, che le merci, le cose fossero più importanti del nostro spirito, della nostra anima e delle persone. Che il benessere fosse diventato una cosa staccata dalla felicità interiore delle persone, ma una cosa inseguita di per sé stessa, magari da persone infelici. Non penso che non tollerasse anzitutto quello, e quindi le sue grandi crociate, giuste, sbagliate, mezze sì, mezze no, avevano sicuramente però un'origine molto apprezzabile, che era proprio quella di salvaguardare noi come esseri interi, ecco, non fatti a pezzi dalle cose stesse che ci siamo costruite, dalle macchine e da tutto quanto. Quindi la spiritualità prima di tutto. Io ho messo insieme questo libro in tanti anni, quest'anno è uscito non a caso, la Mondadori ha voluto farlo in quest'anno perché è l'anno del centenario, quindi sapeva che se ne sarebbe parlato tanto di questo scrittore, centenario della nascita, e quindi editorialmente era un'occasione propizia, però non è stato scritto da me, in realtà è un'antologia, quindi messo insieme da me, composto in vista di quest'anno, ma già negli anni passati, almeno 9-10 anni fa ho cominciato a pensarci. Ed è un libro, un po' accennato Laura, che mette insieme tante poesie scritte da importanti scrittori degli ultimi 70 anni, secondo Novecento italiano fino ai giorni nostri. Ci sono poesie scritte anche negli ultimi 2-3 anni, quindi da autori contemporanei, che prevalentemente poeti, ma anche narratori straordinariamente in veste di poeti, hanno dedicato a lui. Perché ci sono per esempio alcuni scrittori che sono noti soprattutto come narratori. Alberto Moravia è noto come romanziere, ha scritto poche poesie, ma una è dedicata a Pasolini. Elsa Morante, nota, che poi era la compagna di Moravia, è stata nota soprattutto per i romanzi, la storia, l'Isola d'Arturo, anche lei ha dedicato 3 poesie a Pasolini. Oppure c'è Giorgio Bassani, il narratore del Giardino dei Finzi Contini, che poi diventò anche, è stato un celebre film. Ecco, mi ha sorpreso quello, a un certo punto me ne sono accorto, una volta ho incontrato una poesia dedicata da un poeta a Pasolini e ho pensato, accidenti, ma quante sono già le poesie che ho incontrato dedicate da scrittori importanti, poeti anzitutto, a lui? Quindi mi sono messo un po' a pensarci, a raccoglierle, poi un po' a cercarle, mai sistematicamente, perché altrimenti avrei dovuto leggere tutta, o rileggere, perché una parte buona l'ho letta, la poesia del secondo Novecento fino ad oggi, in cerca di queste poesie, e non era così straordinaria come avventura, così, perché insomma, sì, anche ne avrei potuto scoprire qualcuna in più, ecco. Però leggendo l'indice di questo libro, poi insomma la poesia italiana, anche contemporanea o degli ultimi decenni, non è tanto conosciuta, però davvero ci sono quasi tutti gli autori importanti, canonici della nostra letteratura e in particolare della nostra poesia. Poi per dirvi quanto questo personaggio abbia bucato i muri, diciamo così, abbia bucato la pagina, i muri della letteratura, ma sia entrato così anche nella società italiana, nella cultura italiana. Ho guardato, quando ho cominciato a mettere insieme queste poesie su Google, ho fatto ricerca varie volte mettendo poesie per Pasolini e ce ne sono davvero una marea, sono tantissime.
di tantissime poi poeti, scrittori che io non conosco e non si sarebbe mai finito. Ne ho trovate tante di poeti stranieri. Ne ho trovata una di Patti Smith, la cantante, la rock, ecco, dedicata a Pasolini. Quindi ce n'erano tante, tante, poi gli stranieri ne hanno messe. Sapete, un'antologia, comporta dei criteri di scelta, di cose, quindi a un certo punto l'ho impaginato in un certo modo, ho messo gli autori in ordine alfabetico, dalla alla Z, e insomma. Quello che ne è venuto è questo. Poi 2 anni fa l'ho fatta. Ero preoccupato, sapete, l'editoria poetica non vende tanto. Sapevo che un'antologia avrebbe comportato delle spese per l'editore perché c'erano i diritti d'autore da pagare a tante case editrici diverse a cui appartengono i libri da cui sono tratte le poesie. Allora ho puntato subito grosso, ho detto se vado da un piccolo editore e deve sobbarcarsi già probabilmente in un libro che poi non sarà un bestseller, ecco, non sarà Harry Potter, che è quello che ha venduto di più, Harry Potter, la saga di Harry Potter. Molto legata al Medioevo, anche quella come immaginario e anche come luoghi, e anche se tutto proiettato un po' nel futuro. E dicevo, l'ho proposta alla Mondadori, loro sì, hanno accettato, e anche loro hanno fatto due conti, ed effettivamente ci voleva una casa editrice grande perché i problemi dei diritti d'autore sono stati complicati. Per esempio, c'è una poesia di Alda Merini e l'eredità di Alda Merini è contesa tra figli, che non si, insomma, tra persone diverse, non si sa bene a chi spetti. Anche nel caso di Elsa Morante c'era una poesia quasi inedita e bisognava ottenere l'autorizzazione per pubblicarla. Insomma, poi la Mondadori me l'ha fatta, sono stati bravi ed è andato bene, insomma, proporla lì e farla lì. Vi dicevo, su internet mi sono accorto come poi Pasolini sia diventata una specie anche di icona. Lo dicevo in una classe io, si potrebbe quasi avere il poster di Pasolini in camera, come io parlo poi con la mia generazione, ci poteva essere il poster di John Lennon o di Marilyn Monroe o di Brigitte Bardot, di qualcuno che è venuto, oppure mi è venuto in mente, perché io l'avevo, il poster di Bruce Lee, quello che faceva i film di Kung Fu. E il poster di Pasolini, che tra l'altro ha questa, adesso qui è stilizzato, però ha questo viso forte, la mascella volitiva, l'occhiale scuro, ci può stare. È diventato anche un mito, un'icona, con tutti anche i pro e i contro di questo, perché poi quando si diventa un mito, uno scrittore viene anche sottratto alla sua storicità, alla vista che poteva avere in medias res, ai colpi a vuoto, quello, ecco questo. Però mi sono accorto davvero che è stata una figura che è uscita dalla letteratura e che ha provato a portare la poesia un po' dappertutto. Adesso, senza entrare troppo nello specifico, dopo vi dirò qualche cosa sulle poesie in particolare, che poi ringrazio Massimiliano Finazzi, insomma, di aver accettato l'invito del Conte, insomma, di aver accettato di leggere per noi. Sono stato anche molto contento, ci siamo sentiti per telefono, perché mi ha detto che ha questa cosa, la chiamo cosa, quest'opera, insomma, su Dante e le stelle, no? Che è molto interessante. E Pasolini era un poeta dantesco, non a caso riprende anche in alcune delle sue poesie migliori la terzina della Commedia, scrivendo dei poemetti dove prova un po' come aveva fatto Dante, ma nessuno riesce a fare quello che ha fatto Dante, a metterci dentro tutto: la storia, il privato, le contraddizioni interiori, ciò che vede della città, in questo caso Roma. La Roma delle palazzine, la Roma fascista, la Roma romana, la Roma barocca, lui che gira per le strade, vede la società, vede i muri, vede soprattutto le architetture, gli piacevano molto certe opere. Ecco, quindi anche lui era un poeta dantesco ed è stato probabilmente di tutti gli scrittori del secondo Novecento, insomma, dell'epoca moderna contemporanea italiana, quello che più
si è scontrato con quella che poi era la propria vocazione, che era quella del poeta e della letteratura, perché per lui la realtà era così importante, possiamo anche dire semplicemente la nostra vita, la vita della gente, compreso la sua, aveva così la precedenza su tutto, che il mezzo, in questo caso la poesia, che lui aveva deputato, poi dopo il cinema, per designarla, per raccontarla e per metterla a fuoco, diventava a sua volta quasi un limite, una barriera, un ostacolo. Tanto lui avrebbe voluto fare dell'opera qualcosa che era immediatamente realtà. È uno scrittore, lo dicevo anche in questi giorni, che io reputo della categoria degli incendiari, degli eretici, cioè ci sono scrittori straordinari che si trovano di casa in ciò che la tradizione gli ha consegnato, no? Nei mezzi espressivi, e attraverso quello che ricevono ci si trovano bene e riescono a raggiungere risultati straordinari. Pasolini appartiene a quella genia di scrittori, un po' eslege, o anche molto eslege, che stanno sempre stretti, no? nelle maglie della parola, della forma, tant'è che a un certo punto le prova tutte in poesia, ma arriva a fare anche il cinema. Lui non nasce regista, diventa regista perché probabilmente la letteratura e la poesia non gli bastava più, e pensava che per agire sull'emotività, sull'intelligenza del lettore, in questo caso spettatore, fosse l'immagine cinematografica avesse un impatto diretto, molto più forte, più immediato, meno mediato dalle parole. Effettivamente le parole, nel momento stesso in cui ci raccontano una realtà, sono anche in esilio rispetto alla realtà, no? Sono parole, non sono cose. È un po' la grande sfida che ogni poi scrittore deve accettare, quella di togliersi dalla realtà per poterla poi mettere a fuoco e raccontare. Pasolini non tanto, questa cosa qui l'ha accettata poco, ha accettato anche di scrivere brutte poesie, di scrivere brutte in senso tradizionale. La priorità dei contenuti era così forte che annichiliva ogni così rapporto formale, armonico, quella che noi intendiamo come bellezza in senso anche un po' classico. Lui è uno scrittore anticlassico da questo punto di vista. Vuole davvero buttare giù i muri delle arti di cui pure si serviva. Sentite, è quasi paradossale questo. Mi sono fermato su questa cosa, perché un po' tutti gli scrittori, i poeti che hanno scritto su di lui, bene o male, essendo scrittori, quella cosa lì l'hanno avvertita, cioè questo suo desiderio di rompere quasi il diaframma tra le parole e le cose, di fare della letteratura una specie di arma di pronto intervento, no? Un critico italiano che si chiama Alfonso Berardinelli dice che leggendo ogni poesia di Pasolini si sente il dito puntato verso qualcosa. No? Che proprio è poi la realtà di cui sta parlando, come se non volesse stare lì nella poesia, compiacersi di una poesia, diciamo così, riuscita, ma volesse che attraverso un bel verso quasi si potesse spostare una cosa su un tavolo, una situazione storica, che forse un po' il sogno di tutti i poeti, lui l'aveva molto forte, che è un sogno anche destinato forse al fallimento. E dicevo, un po' tutti gli scrittori di questo libro, tante poetesse, tanti poeti, tanti narratori che scrivono poesie, dicono più o meno direttamente la loro su questa questione qui. Molti poeti che scrivono prima che Pasolini morisse, venisse ucciso, che quindi si rivolgono a lui come un interlocutore vivente del proprio tempo, lo criticano per questo, prendono molto le distanze da lui, anche alcuni suoi compagni di strada oppure scrittori che gli erano tutto sommato nemici, perché molti, la maggioranza dei poeti vedeva una specie di illegittimo equivoco che lui creava tra la poesia e la vita, mettendo continuamente il proprio io, i propri temi, il peso di questi temi sulla pagina e diventando per questi poeti che scrivevano su di lui, quasi ricattatorio col peso di queste verità, no?
E quindi li rimproveravano di non rispettare l'autonomia estetica di una poesia, di un romanzo, di un poemetto, di un film. E forse il poeta più importante che scrive su di lui, che è Eugenio Montale, che ha vinto il premio Nobel nel 1975, che è l'anno tra l'altro in cui Pasolini viene assassinato, e scrive proprio contro questa sua vocazione, dicendo: ma tu sei equivoco, bari al tavolo della poesia, mischi parole e cose, forma e vita, confondi le acque, non si sa più allora dov'è il bene e il male, dove è giusto e lo sbagliato, e tu in questa situazione di ambiguità ci giochi, te ne approfitti. Quindi è uno scrittore che ogni scrittore classico sente in qualche misura avverso. È stato molto probabilmente, io non credo che sia stato, corretto dire che è soltanto un poeta, forse non è stato, probabilmente no, il poeta più grande, non so, del secondo Novecento, chissà, poi è difficile fare classifiche in questo caso, però è probabilmente quello che ha mosso di più le acque della poesia e della letteratura, quello che più ha indicato agli altri poeti che scrivevano, ha suggerito, addirittura ha gridato di non autocompiacersi, di non autoassolversi attraverso la scrittura di una bella poesia, perché non è mai abbastanza, dice lui, perché la realtà è là che batte, ci chiama, noi uomini la stiamo desertificando, cancellando, privando di spiritualità, di dignità, di sacralità o di sacertà, ecco, e quindi non basta una poesia per evitare questo, che poi lui ha trovato le sue forme, sul genocidio antropologico, tutte le forme che poi sono entrate anche nel lessico della cultura, della società italiana. Lo ricordavo, se uno guarda su Google e cerca su Wikipedia la voce di Pierpaolo Pasolini, alla fine c'è un capitoletto che elenca le parole che Pasolini ha trovato per designare delle situazioni storico-politiche italiane, e ce ne sono tantissime che sono entrate nel linguaggio dei politici, del giornalismo. Il palazzo l'ha inventato lui per disegnare Roma e il potere politico, no? È una delle tante parole o formule che lui ha usato, ce ne sono tantissime. Quindi forse lo scrittore che è più uscito dalla letteratura, sicuramente lo scrittore a cui gli altri scrittori hanno dedicato più poesie, spesso e volentieri contro. Poi dopo che muore inizia una vena anche un po' agiografica e fin troppo santificatrice, tant'è che io faccio una battuta che arriva un po' lì nell'introduzione, dico, criticando questo fatto, dico, il fatto che fosse, che abbia probabilmente mosso le acque come nessun altro, non significa che poi ci abbia camminato sopra, cioè intendendo, ecco, è stato un uomo come tutti, con tutti i limiti, queste cose, invece è iniziata una santificazione, un po' così, una beatificazione, del resto la morte così iniqua, cruenta, ha favorito probabilmente questo. Sicuramente era un uomo a cui premeva davvero la realtà della nostra vita. Una cosa che vi aggiungo, e poi magari dopo invito il nostro Massimiliano a leggere, dicendo soltanto, anticipando le poesie con una breve didascalia mia, così da favorirne un po' l'ascolto. Dicevo, una poesia che leggerà Massimiliano è una poesia di Giorgio Caproni, un poeta molto importante del secolo passato, che è diventato un po' anche la guida che ha aiutato me a fare questa antologia, perché a Giorgio Caproni fu chiesto in un anniversario a ridosso della morte di Pasolini, qualche anno dopo il 75, quindi un 2 novembre, fu richiesto una intervista per commentare e rievocare la morte di Pasolini, e lui si rifiuta di farla. Perché dice, la poesia finisce così, ma dopo Massimiliano ce la leggerà molto meglio, una poesia tra l'altro molto breve, dice, conclude così:
non, perché è rivolta proprio a Pasolini, dice: non voglio per farmi bello fregiarmi della tua morte come d'un fiore all'occhiello. Cosa ha detto Caproni? Aveva capito che stava nascendo un culto un po' parassitario su Pasolini e la sua morte, cioè che molti scrittori si stavano approfittando della vicenda di Pasolini, di questa fine così cruenta, per fare belli se stessi, anziché per parlare di Pasolini e della sua opera, e quindi con un intento narcisistico, autopromozionale, ecco, di questo scandalo che è stata la morte di Pasolini. È stato un po' così anche per me. A un certo punto ho deciso di non includere molte poesie perché vedevo che si facevano belle, proprio l'autore si faceva bello, l'autrice, approfittandosi della figura di Pasolini e della sua sorte come di un fiore all'occhiello. E quindi erano poesie, da questo punto di vista, magari inconsapevolmente, però eticamente scadenti, ecco, non mi piacevano. Quindi retoriche, autocelebrative di questo io che le scriveva, e tante non le ho messe, sono davvero tante. C'è per esempio una poesia di Edoardo De Filippo, e insomma sono tanti quelli che hanno scritto su di lui, però tante, tante, la maggior parte non le ho incluse, del resto poi l'antologia doveva avere fine. Io chiamerei qui Massimiliano, così ci legge in alcune ispezioni. Io ti chiederei proprio di leggere il primo gruppo di tre poesie, sono tre brevi, le abbiamo messe insieme, quella di Caproni di cui vi ho detto, e ci sarà un'altra poesia di Franco Fortini, che è stato un compagno rivale di Pasolini, e che l'ho voluto includere perché lui prende una strada proprio opposta. Scrive alcune poesie a Pasolini, questo è un epigramma contro Pasolini, però da una persona che gli era vicina e gli voleva bene, lo rispettava molto, invece le poesie di Montale sono ciniche, i due non si amavano. Però Fortini che scriveva proprio in modo opposto a Pasolini. Pasolini parte scrivendo poesie come un antico provenzale, in dialetto friulano, che era il dialetto della madre di Casarsa, poesie liriche, in genere brevi, vagamente simboliste, e poi dopo scrive invece poemetti, allargando il metro, il verso, includendo nel ventre della poesia situazioni che non metteva prima. Le proprie contraddizioni, compresa l'omosessualità, la politica italiana, la società italiana. Quindi include nella poesia tantissimi temi, argomenti che erano sconosciuti alla poesia, e ovviamente allarga anche la capacità del metro e della lingua. E poi arriva alla fine a scrivere proprio addirittura poesie quasi di getto in modo informale. Invece Fortini scriveva poesie come incise sulla pietra e sul marmo, in una lingua marmorea, impermeabile alla realtà, laddove invece Pasolini voleva fare della propria lingua una lingua porosa, che fosse essa stessa capace come una spugna di assorbire la realtà. E Fortini dice alla fine: la mia prigione, cioè il modo che mi sono dato di scrivere, così chiuso, no? Così ermetico, vede più della tua libertà. Quindi sta sconfessando il modo di scrivere di Pasolini. Dice: tu sei andato così incontro alla realtà, hai buttato giù i confini della poesia, ma sei più cieco di me, che invece mi tengo lontano dalle cose per vederle meglio. E quindi l'ho messa perché proprio dice della differenza di posizionamento, di intendimento, di scrittura. L'altra invece è una poesia di una poetessa, Vivian Lamarck, milanese, sta uscendo da Mondadori in questi giorni un suo libro, molto aggraziata, scritta anche questo in un anniversario più recente della morte di Pasolini. Lei a un certo punto tira fuori il pallone da calcio, perché Pasolini amava tantissimo il calcio, giocava nella nazionale artisti, era anche molto bravo, era una mezzala, teneva il Bologna perché era nato e prevalentemente aveva vissuto prima del Friuli e di Roma a Bologna. E insomma una poesia secondo me molto riuscita, scritta quindi dopo la morte di Pasolini da un'autrice contemporanea. Io farei un applauso a Massimiliano che ci legge Non vestito da Leonardo.
l'applauso invece